Stefano, è stata una grande battaglia, alla fine l'ha vinta la Massese, un po' come all'inizio, erano, le partite della Massese erano molto più combattute e in alcuni casi la Massese era riuscita anche a recuperare e a ribaltare il risultato. Oggi è andata in vantaggio ed è riuscita a mantenere, anche grazie a una ritrovata difesa. Oggi avete giocato con una difesa un po' più esperta, con il rientro all'esterna di sinistra di Mussi. È stata, come dicevo, una battaglia. Sì, sapevamo che affrontare la Pontremolese oggi sarebbe stato molto difficile, molto complicato, perché loro comunque hanno bisogno di punti salvezza. Sapevamo che non ci avrebbero regalato niente. Siamo contenti perché finalmente ritorniamo alla vittoria. E, per quanto riguarda la fase, la difesa, come dicevo all'inizio, oggi abbiamo difeso in 11, attaccato in 11, e questo deve essere lo spirito della squadra, perché comunque la fase difensiva parte dagli attaccanti, quindi se difendiamo in 11 comunque noi dietro corriamo meno rischi, facciamo meno fatica e i risultati poi si vedono, ecco. Molto basicamente la Pontremolese nella seconda fase della partita, soprattutto verso la fine, si è affidata ai falli laterali di questo numero 5 che praticamente batteva un calcio d'angolo ogni volta che batteva un fallo laterale, e vi ha messo anche un po' in difficoltà, mi sembra, questo modo di battere questo fallo lunghissimo. Ma sì, giustamente loro provavano a sfruttare le loro armi, le loro caratteristiche, e queste rimesse lunghe sono state pericolose perché erano, come hai detto bene te, quasi degli angoli, e però penso che comunque abbiamo gestito bene le situazioni, abbiamo sofferto il giusto e con un po' più di lucidità potevamo in contropiede in 2-3 occasioni chiudere la partita molto prima. Fra te e Cela vi siete gestiti un po' questo occhi pinti, una sorta di spauracchio, che è un giocatore molto esperto che ha fatto anche tanti gol, lo scorso anno è stato capocannoniere di tutti i gironi della promozione, è un giocatore, non è molto fisico, però è un giocatore che mette in difficoltà, credo. Sì, è un giocatore che comunque ha esperienza, è il loro punto di riferimento davanti, molte delle loro azioni, molte delle loro giocate passavano per lui, però comunque con Ale penso che siamo riusciti a limitarlo molto bene. A proposito di Alessandro, di Cela, è rientrato da un paio di partite, mi sembra che oggi abbia fatto ancora meglio dell'altra partita, quindi probabilmente dal punto di vista fisico si sta ritrovando dopo il lungo infortunio. Sì, sicuramente stare lontano dal campo per 3-4 partite ha fatto andare un pochino fuori condizione, però comunque si sta allenando bene e giocando con continuità come sta facendo ritrova la condizione, come anche Posenato, ecco. Grazie, bocca al lupo.